Finalmente ci siamo. Lo aspettavamo in tanto e da tanto tempo, ma possiamo dire che presto il MIUR darà alla luce i famosi concorsi FIT. Ricordiamo che sono dei concorsi che sono riservati per quanto concerne soltanto la scuola secondaria, quindi il problema della scuola primaria verrà affrontato in un secondo momento. Per ora si parla soltanto di concorsi per la scuola secondaria. Abbiamo già parlato in questa rubrica dei concorsi per abilitati che stanno già partendo attraverso l'iscrizione alle istanze online. Questi concorsi riguardano i non abilitati. Sono due tipologie, quelli riservati a chi ha almeno 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni e quelli concorsi pubblici indirizzati a tutti coloro che hanno un titolo per insegnare. Cominciamo col concorso riservato. Come dicevo, per poter partecipare a questo concorso occorre avere almeno 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni. Uno può partecipare a qualunque classe concorso per cui abbia titolo, purché abbia almeno 1 anno di servizio in quella classe di concorso. Ricordiamo che per anno si intende avere almeno 180 giorni di servizio anche non continuativo in un anno scolastico, oppure aver prestato servizio dal 1 febbraio al termine degli scrutini senza nemmeno avere un giorno di interruzione. Per questi concorrenti al concorso riservato non è richiesta nessun credito CFU aggiuntivo e quindi potranno partecipare purché abbiano 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni. I posti messi a concorso per questi partecipanti del concorso riservato sono strettamente correlati alla presenza o meno di altri candidati nelle graduatorie ad esaurimento o in quelle di merito o in quelle FIT per i docenti abilitati. Solo quando verranno esaurite queste graduatorie o a partire dal 2020-21 una parte dei posti sarà riservata appunto a loro, ma fino al 2020-21 è ipotizzabile che nessuno potrà passare il ruolo attraverso questa procedura. Infatti soltanto a partire dal 2020-21 ci sarà una percentuale dei posti disponibili assegnata o assegnabile meglio a questi candidati. Una percentuale che inizialmente è del 100% e via via scenderà sempre più fino a diventare del 20% nel 2027-28. Il concorso riservato è su base regionale e si articola su 2 prove, una scritta e un'orale. Nella prova scritta il candidato sarà chiamato a esporre le sue conoscenze di natura disciplinare. Infatti ci saranno 8 domande di candidatura disciplinare alle quali dovrà rispondere. Queste 8 domande saranno uguali su tutto il territorio nazionale. Per lo scritto si avrà un massimo di 80 punti e per superare lo scritto il minimo è di 56 punti. La prova orale invece per il concorso riservato sarà di natura prettamente didattico-metodologica. Infatti 24 ore prima il candidato avrà un argomento sul quale dovrà poi il giorno dopo presentare una lezione simulata. L'orale avrà una durata massima di 45 minuti, i primi 35 minuti sono per la presentazione di questa lezione, gli altri 10 minuti sono per una discussione con la commissione e per una valutazione delle competenze linguistiche e informatiche da parte appunto della commissione stessa. Anche qui si hanno 80 punti e il minimo per poter superare la prova è di 56 punti. Ci sono poi 40 punti per quanto concerne i titoli culturali e professionali. Stiamo ancora alla fase del regolamento, il bando poi andrà a specificare come questi 40 punti potranno essere attribuiti. Chi supera questa fase appunto del concorso, che quindi sarà in qualche maniera inserito nel percorso biennale FIT, cioè il concorso riservato dura 2 anni per quanto riguarda chi ha servizi, invece i 3 del percorso ordinario. Il primo anno del percorso FIT sarà un anno prettamente in cui il candidato potrà prendere quella che è corrispondente all'attuale abilitazione e quindi ci sarà un percorso universitario affiancato ad una serie di iniziative all'interno di una singola scuola. Una volta superata questo primo anno si va direttamente al terzo anno FIT, cioè al candidato verrà assegnata una cattedra e quindi
avrà delle classi da portare avanti dall'inizio alla fine dell'anno scolastico e quell'anno sarà considerato un anno di prova. Se anche al termine di questo anno di prova il candidato supera tutte le varie prove che ci saranno fatte, verrà inserito nell'ambito della scuola in cui ha fatto il percorso FIT e sarà soggetto alle attuali leggi, cioè, diciamo, previste la 107, quindi chiamata diretta e contratto triennale e quant'altro. Insieme alla procedura riservata verrà bandito anche un concorso pubblico aperto a tutti coloro che hanno titolo per poter insegnare. Questo concorso pubblico, diciamo, rispetto al concorso riservato, ha diverse, diciamo, modalità particolari. La prima e quella più importante è che per poter accedere al concorso pubblico non basta avere la laurea per quanto riguarda i docenti della scuola secondaria o dell'AFAM per quanto riguarda l'impianto musicale, ma occorrerà anche avere 24 crediti aggiuntivi CFU presi o attraverso un percorso curricolare o extracurricolare o aggiuntivo. Cioè, per poter partecipare a questo concorso bisognerà acquisire dei crediti in alcune aree disciplinari, che sono quella, diciamo, pedagogica, antropologica, metodologica, didattica. Fa eccezione per fino al 2024-25 gli ITP, perché per poter partecipare a questo concorso pubblico gli ITP basterà il diploma e non sarà richiesto nessun credito aggiuntivo fino all'anno accademico 24-25. Da allora in poi anche per loro sarà richiesta una laurea e i 24 crediti aggiuntivi. Per il concorso pubblico c'è uno scritto in più. Infatti, oltre allo scritto di natura disciplinare che viene fatto anche per quelli che avranno il concorso riservato, ci sarà uno scritto aggiuntivo che invece avrà natura più che altro metodologica didattica. Questo scritto saranno sempre dati 80 punti, ma 60 per il primo e 20 per il secondo. Per chi volesse invece anche specializzarsi sul sostegno, c'è la possibilità di fare uno scritto aggiuntivo per poter appunto accedere anche alla specializzazione sul sostegno. L'orale, anche qui, è diverso rispetto a quelli per il concorso riservato, perché in questo caso non si tratta di preparare una lezione e di valutare le competenze didattico-metodologiche dei candidati, ma si tratta proprio di andare a verificare le conoscenze sulla disciplina. Anche qui ci saranno un paniere da cui estrarre domande e queste domande verranno estratte nella stessa mattinata del concorso. Per chi supera tutte le prove ci sarà la possibilità di essere avviato nel percorso FIT ordinario, che è triennale. Infatti, oltre al primo anno, che è uguale a quelli per il concorso riservato, in cui si prende l'attuale abilitazione di insegnamento, c'è un secondo anno di tirocinio vero e proprio che verrà effettuato presso una singola scuola sotto la guida di un tutor scolastico e la supervisione di un tutor universitario. Il terzo anno, invece, come per il concorso riservato, si tratta di un anno di prova vero e proprio in cui uno ha diciamo, una cattedra intera e ha una delle classi da seguire. Alla fine di questo percorso triennale, quindi in particolare dal 2021-22, si potrà avere la possibilità di accedere ai ruoli, quindi sia inseriti nell'ambito territoriale della scuola presso la quale si è fatto il percorso FIT e si è soggetti alla chiamata diretta e ai contratti triennali sulla base di posti che in quel momento verranno resi disponibili. Entro qualche tempo, non possiamo dire quanto, uscirà poi il bando che andrà a mettere le date precise e puntuali. Nel frattempo, appunto, il regolamento comincia questo percorso che affianca quello degli abilitati che stanno in questi giorni facendo domanda tramite istanze online per la partecipazione al concorso per abilitati, che avverrà probabilmente nei mesi entro fine maggio, in tempo utile per poter permettere a questi colleghi abilitati di poter accedere al ruolo già a partire da settembre del 2018. Si ricorda che la grossa differenza tra la procedura per abilitati e quelli per non abilitati, riservato o pubblico che sia, è che il concorso per abilitati è un concorso non selettivo, quindi c'è un avvio
a queste graduatorie a prescindere dal punteggio, che può essere alto o basso, che sia. Invece il concorso per non abilitati, riservato al pubblico, è un concorso selettivo, il cui bando verrà, diciamo, emanato probabilmente entro la fine dell'anno scolastico. È tutto, alla prossima, buongiorno.